gli 11 giocatori con più presenze nella storia dell'Inter. Oh mamma. Okay. Allora, Zanetti. Zanetti è primo con 858. Ok, Facchetti. Ragazzi, fermi un attimo, vi rubo 3 secondi, mi raccomando, a voi non costa niente, a noi invece aiuta tantissimo, se volete sempre più quiz, sempre più giochi, mi raccomando, seguiteci. Ora vi lascio al gioco. Facchetti è terzo con 634. Secondo me l'anno scorso Handanovic è entrato nei primi 10. Perché mi ricordo era lì per entrare nei primi 10. Contate che ne avete 11, perché è il decimo a pari merito con un altro, quindi per forza 11. Io dico Samir Handanovic. Samir Handanovic è entrato nella top 10 e quindi è alla pari di un altro giocatore con 455 presenze. Beppe Bergomi. Bergomi secondo. È secondo con 756. Io ho questo vago ricordo che Handanovic avesse raggiunto Cordoba nei top 10. Se te la senti, gioca. Provo a giocarmela perché ho questo ricordo. Ivan Ramiro Cordoba. Bravo, Cordoba è decimo con Handanovic con 455 presenze. Dai, anche Maiazzi okay. Mazzola, giochiamoceli. Mazzola. Mazzola è quarto con 565 presenze. E Meazza. Meazza non è in classifica. Poco fuori. Oriali. Oriali non c'è, a 392 presenze. Il bonus, visto che in realtà due non li avete nemmeno nominati. Ok. Però io vi do come nome Mario Corso con 502 presenze. Oh, Marielino Corso, è vero. Che quindi no, non era così arrivare. Difficile. Non era Marielino così difficile. Corso, però non avendolo proprio nominato, vi do questo. Burnic. Burnic è ottavo con 467 presenze. Grande giocata. Boninsegna. Non c'è Boninsegna. Altobelli. Altobelli c'è nono con 466 presenze. Ve ne Spillo mancano c'era. Due. Due? Davvero? Due. Walter Zenga. Walter Zenga è settimo con 473. Nicola Berti. No, non è lui, è Giuseppe Baresi. Ma Giuseppe porca Baresi. 559. Però presenze. Io non ci sarei mai arrivato perché non era semplice. Non era semplice.